Ancora battaglia sulle parti civili, seconda udienza del processo per il disastro di Viareggio. I legali delle ferrovie chiedono l'esclusione dalle parti civili di provincia e regione. È arrivato il grande freddo, ondata di gelo artico anche in Toscana e Lucca è la città più fredda della regione. 800 domande per McDonald's, è già assalto sul sito internet della catena americana per i 40 posti di lavoro al fast food di Lammari. Ecco i contratti di convivenza, un open day con i notai per approfondire questa nuova forma giuridica che regolamenta i rapporti economici nelle coppie di fatto. Lo sport, la Lucchese ora deve vincerle tutte, i rossoneri per chiudere in testa il girone d'andata dovrebbero aggiudicarsi le ultime quattro sfide con Fortis, Massese, Forcoli e Correggese. Il forte vola, il CGC tiene il passo, vincendo a Lodi l'Alimac mantiene la testa della classifica, seguita dal Viareggio, male l'SPV. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In primo piano la seconda udienza del processo per il disastro ferroviario di Viareggio, udienza che si è tenuta al Polo Fiere di Sorbano. Ancora una volta è stata un'udienza tecnica dedicata alla costituzione delle parti civili e c'è stata battaglia tra i legali che assistono gli imputati e quelli che invece difendono le parti offese. Vediamo. È stata ancora la battaglia sull'individuazione delle parti civili a tenere banco nella seconda udienza del processo per il disastro ferroviario di Viareggio, celebrata al Polo Fiere di Lucca. La battaglia scaturisce dall'offensiva lanciata dai legali degli imputati. Secondo gli avvocati delle difese, in particolare del gruppo Ferrovie, molte delle parti civili presentate non hanno in realtà diritto ad entrare nel processo, non solo enti o associazioni, ma anche persone legate in qualche modo alle vittime. L'avvocato di Rete Ferroviaria Italiana, Carla Manducchi, ha chiesto l'esclusione dalle parti civili di vari soggetti, tra cui anche Regione Toscana e Provincia di Lucca. Sentiamo che cosa ha detto al termine dell'udienza. Ma è stata un'udienza prettamente tecnica, relativa agli aspetti che riguardano la costituzione e la legittimazione delle parti civili presenti in udienza. Siccome veramente è un processo abnorme con una quantità enorme di parti costituiti, abbiamo chiesto l'esclusione di tutta una serie di associazioni, 15 organizzazioni sindacali che hanno moltiplicato la costituzione, sede di Roma, sede di Firenze, sede di Lucca, enti territoriali a vari livelli, associazioni di tutti i tipi. Insomma, noi vorremmo e gradiremmo un processo ordinato e sereno che non diventasse l'occasione per speculazioni e per la ricerca di visibilità e propaganda. E adesso sentiamo che cosa ha dichiarato invece Daniela Rombi, presidente dell'Associazione Vittime dei Familiari. Per gli imputati, per gli avvocati degli imputati, l'unica parte civile ammessa, a parte il familiare stretto, padre, madre, moglie e marito, dovrebbe essere soltanto il comune di Viareggio. Mi sembra una cosa così assurda anche a dirla, e comunque i nostri avvocati hanno ribattuto pezzetto su pezzetto, motivando, portando delle corti di Cassazione, corte supreme, dove invece, voglio dire, mia figlia è stata battezzata dalla zia. Cioè, questo ha un significato, al di là della chiesa, del fattore religioso, ha un grande significato. Voleva dire che io, in mia assenza e di mio marito, io affidavo la mia bambina agli zii, alla moglie di mio fratello, ma perché è ovvio e normale. Quindi sono state ribattute tutte le eccezioni e io mi auguro che il collegio, come sono certa, abbia capito e capisca che qui si sta parlando della morte di 32 persone e non di un condono edilizio. Cambiamo argomento e parliamo dell'ondata di freddo arrivata sulla Toscana che ha coinvolto anche la provincia e la città di Lucca. Vediamo il servizio. Arriva direttamente dal mar glaciale artico l'ondata di freddo che fino a venerdì attraverserà tutte le regioni centrali e che ha fatto di Lucca la città più fredda della Toscana, con minime anche di meno 3 gradi. Un versante perturbato che si accompagna inoltre al vento di tramontana e a un tracollo delle temperature su valori da pieno inverno, con massime che oscillano tra 7 e 9 gradi. Non solo,
Il freddo notturno, specie nelle zone pianeggianti, ha portato le prime gelate, mettendo a dura prova piante e coltivazioni che solo 10 giorni fa buttavano rigogliose grazie a temperature ben superiori ai 15 gradi. È gran freddo anche in alta quota, con picchi fino a meno 8, meno 10 gradi sulle Apuane oltre i 1000 metri. Probabile che venerdì ci sia una sorta di tregua. Poi però, sabato, arriverà sull'Italia una nuova perturbazione dal nord Europa, seguita da un nucleo di aria fredda, anche se meno intenso di quello precedente. Ci sarà quindi un nuovo peggioramento del tempo, con nevicate possibili anche a quote basse. A Viareggio è stato liberato spontaneamente dagli occupanti il terzo piano del Collegio Colombo, che da maggio era occupato da famiglie senza casa. Le famiglie hanno trovato sistemazione in alloggi privati per un anno. Torniamo a parlare dell'apertura di un nuovo fast food a Lammari, nel comune di Capannori, perché c'è un'esplosione di candidature per i 40 posti di lavoro che la catena americana ha promesso nel nuovo fast food. Vediamo. È scoppiata la febbre da McDonald's. Sono già 800 le candidature online pervenute alla catena di ristorazione americana per lavorare nel nuovo fast food che sarà aperto al centro commerciale in costruzione su Viale Europa a Lammari. 40 i posti di lavoro a disposizione. Le candidature, ha reso noto McDonald's Italia, devono essere presentate sul sito web di McDonald's fino al 6 dicembre. Bisogna rispondere ad alcune domande e inserire il curriculum. I candidati che supereranno il test, e soltanto loro, verranno contattati da McDonald's e avranno accesso ai colloqui individuali che si svolgeranno il 9 dicembre in piazza Aldo Moro a Capannori. Il fast food di Lammari, ha comunicato la catena americana, dovrebbe aprire i battenti entro la fine di dicembre. Dopo la notizia del cambio di sede della prefettura, il presidente della provincia Stefano Baccelli ha proposto che Palazzo Ducale possa diventare, oltre che della provincia, anche sede del comune di Lucca. Una notizia che riguarda sempre Lucca: Franco Bonino, presidente di Federalberghi Confcommercio, ha chiesto al comune di rivedere la tassa di soggiorno a partire dalla destinazione dei proventi. Le prime due tranche di pagamenti sono state pari a 400.000 euro, ha detto Bonino, ma non una minima parte di questi soldi è stata destinata ad iniziative di promozione turistica, nonostante che il Comune avesse detto che si sarebbe trattato di una tassa di scopo. Voltiamo ancora pagina, ma rimaniamo a Lucca. Presentata nella sede del Consiglio Notarile Lucchese la giornata dedicata alla presentazione dei contratti di convivenza. Il 30 novembre prossimo tutti gli interessati potranno incontrare i notai ed approfondire questo strumento per la regolamentazione economica delle coppie di fatto. Gli aspetti economici e patrimoniali legati alla convivenza e alle famiglie di fatto potranno essere regolati davanti ad un notaio. Si chiamano contratti di convivenza e dal 2 dicembre potranno essere sottoscritti presso qualsiasi studio notarile. Si tratta in pratica di veri e propri contratti stipulati tra i due conviventi, allo scopo di regolamentare i beni mobili e immobili della famiglia di fatto, ma anche gli aspetti legati alla possibilità di accedere ai dati in caso di infermità o malattie. Il notariato ha deciso di intervenire, ma non intervenire chiaramente nel senso di poter fare quello che la legge non consente, cioè nell'ambito degli spazi che consente la legge di stipulare dei contratti in forma scritta che abbiano un valore giuridico e quindi anche in caso di inadempienza consentano al convivente che ha subito l'inadempienza di rivolgersi al giudice per ottenere l'esecuzione in forma specifica degli obblighi contrattuali. Per presentare questo strumento alla cittadinanza, il Consiglio Notarile ha istituito un open day per sabato 30 novembre presso le sedi distrettuali. Dalle 9 alle 19 gli interessati potranno apprendere tutti gli aspetti di questi contratti in maniera completamente gratuita. Impossibile invece stabilire un tariffario di riferimento, dato che ogni contratto verrà elaborato a seconda delle esigenze della coppia.
Un furgone ha sfondato questa mattina la vetrina della libreria Ubic in via Fillungo a Lucca e si è trattato di un incidente. Sembra che il guidatore avesse parcheggiato e fosse sceso dal mezzo. Forse per un problema al freno a mano il furgone è scivolato verso la vetrina sfondandola. Fortunatamente dentro il negozio a quell'ora non c'era nessuno. E quello che state per vedere adesso è il francobollo dedicato alle mura urbane di Lucca che sarà emesso sabato mattina 30 novembre nei locali della casermetta Ciscu al baluardo San Paolino sulle mura urbane. Alle 11.30 Poste Italiane e le autorità cittadine presenteranno il nuovo francobollo e apporranno il primo annullo ufficiale. Andiamo a Capandoli perché il Comune ha attivato un sistema per allertare i cittadini in caso di emergenze di vario tipo. Si tratta di un sistema telefonico. Vediamo. Il Comune di Capandoli ha attivato il sistema di informazione telefonica in emergenza per inviare ai cittadini messaggi vocali al telefono di casa oppure al cellulare in caso di allerta meteo, chiusura straordinaria delle scuole o altri eventi eccezionali. Il servizio è stato presentato dal vice sindaco Luca Menesini, dall'assessore alla protezione civile Pierangelo Paoli e da Nicoletta Frugoli di Comunica Italia, l'azienda che fornisce al comune il programma per gestire il sistema di chiamate. Sì, abbiamo presentato un nuovo metodo di comunicazione tra cittadini e pubblica amministrazione. Si tratta appunto di un sistema di allerta che è stato sperimentato anche già in altri comuni limitrofi e che finalmente sarà presente anche su Capannori, proprio per comunicare come protezione civile momenti di particolare allerta dovuta a maltempo piuttosto che ad altri eventi che possono verificarsi. Questo sistema permetterà di telefonare nelle case di tutti i cittadini e sui cellulari delle persone che vogliono tramite appunto la segnalazione via sito internet del comune. Il servizio infatti, in grado di effettuare 200.000 chiamate all'ora, è già attivo per i numeri telefonici di utenze fisse presenti negli elenchi pubblici, mentre per cellulari e numeri telefonici fissi non resi pubblici, il cittadino dovrà provvedere all'iscrizione sul sito internet del comune, nell'apposita sezione Protezione Civile, oppure recarsi all'URP in piazza Aldo Moro. Prima di chiudere l'annuncio di un concerto per celebrare l'89° anniversario della morte di Giacomo Puccini è stato promosso un concerto all'Auditorium di San Romano venerdì prossimo 29 novembre alle ore 21.15. Saranno eseguiti il Requiem per Puccini di Lorenzo Perosi, poi due lavori di Giacomo Puccini, il Requiem per Giuseppe Verdi e il Mottetto di San Paolino. Infine l'intermezzo di Cavalleria Rusticana di Giacomo Mascagni. È tutto per la prima parte di questo TG, ci fermiamo per la pubblicità e subito dopo torniamo con lo sport.